Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi una nuova location perché mi voglio truccare con voi. Infatti mi sono già legate i capelli. Scusatemi, sono praticamente messa quasi sotto la scrivania. Vedete infatti tipo un pezzo di letto, l'armadio, vabbè, ma perché qui c'è una bella luce naturale e non è la postazione dove di solito registro i video perché insomma, lì va bene per registrare video normali, ma se vi devo far vedere colori di un trucco, eccetera, non è il massimo. Allora, e in realtà voi direte: ma ti trucchi per andare dove? Che Bologna è zona rossa? Da nessuna parte, è soltanto per fare un video per vedere se ancora mi ricordo come ci si trucca. Se vedete cambiare la luce è semplicemente perché oggi c'è il sole, però magari passano le nuvole. Quindi, insomma, cercherei di non accendere la luce artificiale perché sfalsa molto i colori. E quindi niente, voglio vedere se mi ricordo ancora come ci si trucca. Non mi trucco veramente da una vita, non sto più comprando trucchi e ogni tanto vabbè, magari metto il mascara, quello sì, però insomma. E niente, quindi questo sarà un video diviso in due parti. La prima parte la registro adesso, che è circa l'ora di pranzo, e mi trucco con voi. Poi vabbè, oggi pomeriggio farò le mie cose e stasera poi ci strucchiamo insieme. So che vi piacciono sempre tanti video in cui vi faccio vedere anche la skincare routine in azione e quindi insomma spero che vi faccia piacere questo sabato in compagnia. Cerco già di caricare il video direttamente stasera così qualcuna nel suo sabato sera potrà vedere il mio video. Che gioia! Allora, metto la base, anche se in realtà ho fatto la mia skincare, però. E metto questa base make-up della marca Cera di Cupra, cioè io non sapevo neanche che, qua vabbè, sporca di mascara, che questa marca facesse un primer. L'ho visto al DM per tipo 70 centesimi, era insomma gli ultimi pezzi, e quindi l'ho preso. Migliora l'applicazione del make-up con acido ialuronico e provitamina B5. Allora, 125 ml. Io vi dico, questo qua l'ho usato un paio di volte. Quando andavo a lavorare prima e dopo, insomma, in questo periodo non sto lavorando tanto come potrete immaginare, però l'ho usato qualche volta e vi devo dire che non mi è dispiaciuto, cioè è molto leggero, molto fresco. Ovviamente, ragazze, niente di bio, però mi piaceva. Non vi saprei dire se ho notato un miglioramento nella tenuta del trucco, però. Mi piaceva l'effetto, fa questo viso bello idratato, liscio e a me capita, avendo la pelle secca, che molto spesso nel corso della giornata, portando anche magari la mascherina, eccetera, se sono truccata con il fondotinta tipo quando lavoro e mi si secca la pelle. Con questa qui devo dire che non mi è capitato almeno quelle 2 o 3 volte che ho avuto modo di usarla, eh. Quindi non male. Poi vado ad applicare, non credo che metterò il fondotinta, mi sa che metterò una polvere minerale, magari di Lavera. Vediamo, mi sa che ce l'ho qui dove tengo i trucchi. Ok, l'ho presa e vado ad applicare questa Mineral Compact Powder perché onestamente non mi va di mettere il fondotinta. Prima metto un filo di correttore, questo qua che ho preso della Essence in stick da DM. Io mi trovo bene, ragazze, con i correttori in stick, li uso sia per la zona del contorno occhi sia per eventuali brufoletti. Diciamo che i correttori in stick hanno il problema che soprattutto dopo una certa età segnano. Io per fortuna ho ancora un contorno occhi che non sta accusando, voi direte, ma accusando cosa? Ai 20 anni, però comunque, cioè se avete anche una pelle secca anche a 20-23 anni, cioè c'è caso che magari un correttore in stick non vada più bene. Io mi ci trovo ancora bene, secondo me coprono molto meglio di quelli liquidi, o forse non ho mai trovato un correttore liquido decente, però io mi trovo bene e quindi continuo a usare questi. Poi applicherò, vi faccio vedere già tutto così poi possiamo chiacchierare. Poi applicherò il mascara, anche questo qua preso da DM della marca She Style Zone, vabbè comunque la marca proprio del DM. Poi, dopo gli occhi, vediamo strada facendo. Come blush metterò questo qua di Fremond, che è molto naturale. Ma io me ne dimentico sempre un pezzo. Devo prendere lo specchio, ragazze. Devo dire, è una vita che non mi trucco e si nota. Comunque, io ho messo lo specchio, quello da scrivania qui, quindi guarderò qua quando mi trucco. Magari devo fare delle zone più nel dettaglio. Allora, applichiamo subito il correttore. Con la sua spugnetta. Allora, devo dire che in questo periodo la mia pelle sta abbastanza bene,
Però mi è uscito qualche brufoletto proprio negli ultimissimi giorni. Io ho dato la colpa, onestamente, alla mascherina perché mi sono usciti tipo nella zona qui, vedete tipo questo qua, ho ancora il segno e qui è proprio dove tocca la mascherina. Poi ne ho avuti qualcuno qua nel mento, cioè mi rompe perché ragazze, io, vabbè, sapete che non soffro di impurità, però quando mi capita che mi vengono sempre in fronte, tanto ormai lo sapete. Grazie ai prodotti giusti, alla skincare coreana, eccetera, scusate se guardo qua, ma come vi ho detto, ho lo specchio. Comunque, grazie ai prodotti giusti sto arginando molto il problema anche delle bollicine nella fronte. Adesso per sta cavolo di mascherina qui che non mi sono mai venuti. Però vabbè, fa niente, ragazzo. Cioè, direi che i brufoletti da mascherina in questo periodo sono il problema minore. E quindi, appunto, me ne è venuto qualcuno, ha dato la colpa alla mascherina e anche al ciclo, insomma. Niente ragazzi, di cosa chiacchieriamo? Avevo anche pensato di fare un post in cui vi chiedevo di farmi qualche domanda, così rispondevo a qualche domanda, poi mi sono dimenticata e quindi niente, parlerò io a ruota libera. Ma in realtà questo genere di video, quando li faccio, vi piacciono sempre molto. Io sono contenta perché vuol dire che apprezzate, insomma, la mia compagnia. Allora, ho messo il correttore, insomma, spero, cioè non è che si copre granché, ragazze, perché è rossissimo sta macchietta, però vabbè. Allora, vi voglio far vedere, ne approfitto, per provare insieme a voi per la prima volta questi pennelli della marca Douyu, questo qua, starebbe per, non lo so, sotto c'è scritto Do All For You, però insomma Douyu. Vi lascio il link nell'info box, con il link appunto al sito dove potete reperirli, e me li ha inviati gentilmente l'azienda, e io ragazze cioè, li ho proprio aperti con voi, li ho solo lavati, e sono carini perché sono arrivati comunque con la loro confezione molto bellina, e anche i pennelli comunque sono carini, ragazze, costano veramente poco, però io onestamente considerando quanto poco mi trucco e insomma, non spendo mai tanto nei pennelli. Infatti, anche gli altri che ho sono tutti presi da siti tipo AliExpress, Wish, queste cose qua, proprio perché non investo tanto sui pennelli. Mi sono sorpresa perché sono morbidissimi, vi devo dire, anche proprio carini esteticamente, e ce ne sono tantissimi, cioè proprio di ogni forma, tipo c'è questo qua per le sopracciglia, questo qui piccolino a lingua di gatto per il contorno occhi. Questo qua più preciso, sempre per truccare gli occhi, per l'illuminante, questo a lingua di gatto per il fondotinta, cioè veramente tantissimi e quindi appunto li voglio provare insieme a voi. Allora, per applicare, prendo questo qua per applicare la polvere di Lavera. Questa qua, ragazze, sarebbe una cipria, io la usavo tantissimo quando insomma, ci si truccava magari un po' di più quando ancora non esistevano le mascherine, sembra un'altra era. Comunque, io la usavo anche da sola perché secondo me per chi non ha particolari impurità da coprire o rossori o comunque segnetti, ma vuole soltanto uniformare l'incarnato, a me piace, poi comunque fissa bene il correttore e è minerale, quindi insomma anche dei buoni ingredienti. Altrimenti la uso anche come cipria sopra il fondotinta. Mi piace veramente in entrambi i modi, però ecco, oggi non sto ragazza a farmi una base accurata. Allora, vi devo dire il pennello molto molto delicato, cioè le setole sono morbidissime, ma io vi dico, ho sempre comprato pennelli economici, tanto come vi ho appena detto, perché per l'uso che ne faccio io non sto ad investire su set di pennelli costosi, non avrebbe senso. E io mi ci sono sempre trovata bene, anche quelli che ho comunque non hanno perso le setole, non si sono induriti, io li lavo semplicemente con le saponette, non si sono staccati magari dei pezzi arrugginiti. Ottime, quindi insomma ho ottime aspettative anche per queste qui come prime impressioni molto 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 buoni. Poi vado a utilizzare anche questo qui tipo per pettinare le sopracciglia, cioè io una cosa che non faccio mai perché sulle sopracciglia utilizzo i mascara tipo questo qua, quindi già le pettina. Vedete, questi prodotti fatti così perché io comunque ho abbastanza sopracciglia, non ho da riempire, eccetera, quindi utilizzo questo genere di prodotto soltanto magari un pochino per evidenziarle un po' di più, però non vado, diciamo, con la matita a riempire buchetti, eccetera, perché non ne ho bisogno. Vedete che comunque la differenza si vede, eh?
mi piacciono di più, insomma, un po' più definite, però comunque rimangono naturali, insomma, rimangono le mie. Ok, cioè ho lo specchio abbastanza lontano, quindi sto cercando di non fare disastri. Allora, però dovrebbe andare bene. Poi vado a mettere il blush. Questo qua è di Fremond, l'avevo preso in erboristeria. Guardate che. Sì, mi è caduto il pennellino, vabbè, in dotazione mai usato. Guardate che bel colore. È un colore tipo rosa antico, rosa carne, tipo comunque super delicato e molto molto naturale, mi piace. E per applicarlo prendo questo pennello tagliato un po' tipo in diagonale. Qua c'è anche lo specchietto, quindi uso questo. È veramente molto molto delicato, poi comunque è stratificabile, però a me piace questo effetto proprio leggermente di pelle sana, anche senza troppo colore. Queste sono le shade che preferisco, onestamente, rispetto ai fard magari troppo evidenti. E tra l'altro non ha brillantini né niente, è opaco. Onestamente io li preferisco così. Comunque devo dire che il make-up, quando dicono che truccarsi anche solo per stare in casa, anche senza che si fa niente, è tipo terapeutico. Hanno ragione, perché cioè già io mi vedo meglio, tipo stamattina mi sono svegliata già con il brufoletto, le macchiette così, già che non mi vedevo la pelle granché, cioè però è bastato un filo di cipria, di fard, un po' di correttore, cioè un'altra persona veramente. Adesso ovviamente faccio anche gli occhi, però vi dico che già così mi vedo bene. Non metto l'illuminante, vi ho anticipato che è un trucco semplice. Tra l'altro non posso neanche blatterare troppo perché poi stasera c'è la seconda parte dove ci strucchiamo, quindi non è che vi posso tenere qui un'ora. Allora, per quanto riguarda gli occhi, non volevo fare chissà che trucco, però volevo provare anche un pennello per gli occhi, tipo ad esempio questo qua. E quindi scelgo un colore, solo uno, della palette di Kiko. Questa qua è praticamente della linea, quella lì naturale. Io questa palette l'ho usata tantissimo, mi piace un sacco. E scelgo uno di questi colori neutri quassù, magari il più chiaro. E mi piace veramente molto. Vediamo. Sì, ragazzi, i pennelli vi devo dire che mi piacciono. Sono molto, molto morbidi, molto simili al set che avevo già. Quindi per me sono promossi, vediamo poi come si comporteranno lavandoli più volte, perché insomma, e alla fine è lì che si vede se un pennello è buono, se le setole rimangono morbide. Diciamo che per quanto riguarda il primo lavaggio sono promossi. Ricordatevi ragazze, sempre, vabbè, questo ve lo dico, diciamo, riguarda un appunto che riguarda la skincare, legato però ai pennelli. Ricordate di lavarli spesso, ragazze, i pennelli, e di usare pennelli con le setole morbide, perché se sono sporchi vi fanno uscire impurità, se sono dure le setole vi irritano la pelle. Quindi molto spesso magari ci chiediamo: oddio, mi è uscito un brufolo, cosa sarà, cosa non sarà, e magari sono i pennelli che non vanno bene, quindi prestateci attenzione. E poi prendo questo qua, più piatto, più grande, e ci metto un colore chiaro qua, tipo per illuminare la palpebra qua sopra. Vi devo dire che questa palettina mi piace molto. Ecco qua. Comunque, scrivetemi nei commenti come state, insomma, come vi state passando questi giorni. Ovviamente io non ne parlo su YouTube perché non. Cioè, questo è un momento di svago sia per me che registro, è perché ovviamente tutti abbiamo i problemi, sia per voi che guardate. Quindi a me non piace parlare di pandemia, Covid, eccetera. Però ovviamente siamo noi a Bologna finiti in zona rossa, quindi l'umore è quello che è, però insomma cerchiamo di tenerci attivi. Per esempio mettendo il Extra Sculpt Volume Mascara, ormai finitissimo, lo devo ricomprare. Per me questo qua è un degnissimo dupe del Better Than Sex e è fantastico, cioè come fa le ciglia lui. Poi il risultato che vedrete oggi non è neanche super fedele perché appunto sta finendo. Uso questo specchietto, ragazze, perché scusate se non vi guardo, ma altrimenti mi acceco.
Comunque, appunto, vi dicevo, l'umore è quello che è, più che altro la cosa negativa è che non possiamo neanche più fare lezione in presenza e per me è questo è un grande cruccio, perché comunque, insomma, l'ambiente accademico regala delle cose al di là proprio della lezione, no? Ma l'interfacciarsi con i compagni di corso, con i professori che, insomma, in un'aula virtuale non è neanche paragonabile, quindi spero di tornare presto almeno arancioni, perché in arancione almeno le università sono aperte. Quindi, insomma, poi essendo anche io l'ultimo anno, sono proprio gli ultimissimi mesi di lezione e, insomma, mi sarebbe piaciuto farli in presenza. Comunque, fatemi sapere anche voi appunto come state. Io non so da che parte d'Italia mi seguite, quindi magari qualcuno anche in zona gialla, beati loro, magari c'è qualcuno in zona bianca. Comunque, e passerà anche questa. Vi piace, ragazze, l'effetto? Adesso qua ne ho messo un pochino meno. Comunque, io lo adoro. Cioè, a me piacciono i mascara che si noti, no? Non dico effetto drama assurdo, però comunque se metto il mascara voglio che si noti. A me questo qua piace veramente tantissimo. È veramente ottimo. Poi i mascara di Kiko li trovate spesso a 3,99, no? Quando fanno le offerte. Provatelo, provatelo, questo qui è fantastico. Mi dispiace che non rende quanto dovrebbe perché sta finendo, però comunque questo qui ve l'ho mostrato in tanti Get Ready With Me. Ok, mi sembrano adesso abbastanza uguali gli occhi. Poi ragazze, sulle labbra abbiate pazienza, non metto niente perché dopo dovrei uscire, però tengo la mascherina. Quindi vediamo un attimo, vi faccio vedere da vicino. Non riesco, non so dove guardare. Comunque, l'effetto vi devo dire che mi piace molto e mi fa anche strano, ragazze, vedermi truccata perché vi giuro era tantissimo che non mi truccavo. Spero di aver guardato abbastanza tempo lì perché io guardo qua, vi ho spiegato già che ho lo schermo qua. E quindi mi sbaglio, guardo qui quando dovrei guardare lì. Comunque, fatemi sapere se questo make-up complicatissimo, lunghissimo e difficilissimo da realizzare vi è piaciuto. E noi ci vediamo non al prossimo video, ma stasera, quando sarà ora di struccarsi. Vi mando un bacio, a presto! Eccomi qua ragazze, buonasera, sto registrando la seconda parte del video, anche se per voi non è trascorso neanche un secondo, in realtà sono passate varie ore e vabbè sono qua in canottiera perché altrimenti non riesco ad applicare tutte le creme dove vorrei, nel senso che tipo avevo la maglia a collo alto, quindi faccio fatica, anche se confesso che ho abbastanza freddo, oggi è stata qua a Bologna una giornata soleggiata, molto primaverile, però adesso che sono le 7:30, ovviamente buio, eccetera, è freschino. Procediamo con lo struccaggio. Ho tolto l'anello, ho tolto tutto e è rimasto pochissimo trucco, ragazze, perché già era un trucco leggero, quindi figuratevi quanto poco ne è rimasto. Vado a fare la doppia detersione, inizio con la detersione per affinità che mi servirà anche a portare via appunto il trucco. Con questo gioiellino, ragazze, che ho preso tempo fa su Niche Beauty Lab, è della marca Infusions, ecco qua, alla lavanda. Vabbè, si capisce perché la marca si chiama così. È un olio con i rametti di lavanda in infusione, è veramente un gioiello. Peccato che non la vedo più questa marca su Niche Beauty Lab. Se trovo un link di qualcuno che lo rivende e ve lo lascio, altrimenti non saprei dove potete trovarla. Comunque è un olio detergente con appunto l'estratto di lavanda che ha un sacco di proprietà antinfiammatorie, lenitive ed è indicato questo qua per la pelle con imperfezioni, però cioè, secondo me va bene per tutti i tipi di pelle. Io ne metto un pump ed è un olio molto molto morbido, tra l'altro anche profumato, non profuma di lavanda, ha una profumazione tipo aromatica molto leggera, molto piacevole, rilassante per la sera e scioglie benissimo tutto il trucco. Io comunque la doppia detersione la faccio solo la sera, però tutte le sere perché
perché comunque devo sciogliere anche la protezione solare, poi non lo so, comunque da quando si usa la mascherina la doppia detersione mi aiuta a detergere la pelle più a fondo, visto che comunque rimane, cioè la pelle rimane sotto la mascherina ed è sofferente, no? Tende a sporcarsi di più, però allo stesso tempo è anche più sensibile. Quindi la doppia detersione, anche se è doppia, però è più delicata perché voi andate ad applicare il detergente schiumogeno non direttamente sul viso, ma su il detergente oleoso. Quindi risulta più delicato, no? Perché non viene direttamente in contatto con la pelle. Infatti, ragazze, cioè io adesso l'olio, a parte che questo qui è un olio, non si emulsiona, ma comunque non vado a sciacquarmi con l'acqua, ma applico il detergente schiumogeno, quindi la detersione per contrasto direttamente sull'olio. Sciacquo solamente un attimo le mani e prendo, anzi, non uso questo qui, ne uso un altro. Visto che l'altra volta avevamo utilizzato quello di Pro Gloss, oggi voglio provare con voi, anche se io l'ho già utilizzato, questa mousse di Biplane che è purificante. Vedete com'è, ragazze? Le mousse coreane si presentano in crema, poi però emulsionandole con l'acqua fanno una schiumetta proprio tipo mousse. Questa è più purificante rispetto a quella di VT, però va bene perché comunque oggi mi sono truccata e poi ho l'olio da rimuovere. Sugli occhi non mi brucia particolarmente, devo dire. No, non brucia. Adesso mi sciacquo e torno. Ok, ragazze, viso è perfettamente deterso. Nel frattempo mi sono anche andata a prendere una tipo maglia, una felpa, perché, raga, io stavo congelando. Comunque, e come vi dicevo in uno degli ultimi video, questa mousse è più purificante rispetto a questa qua di VT Cosmetics, anche se sono entrambe mousse coreane, però vi devo dire che non mi sta facendo tirare la pelle. Proprio perché prima ho fatto la doppia detersione ed era rimasto l'olio. Quindi la mousse, trovando l'olio, chiaramente è meno aggressiva sulla pelle, no? Perché è come se la pelle fosse avvolta da uno strato di olio, quindi di protezione. Per quello non fate magari l'errore di pensare che la doppia detersione, proprio perché è doppia, magari è più aggressiva sulla pelle. In realtà va benissimo anche per le pelli sensibili, anzi, scherma un po' magari la aggressività, passatemi il termine, del detergente schiumogeno. Bene, prima di mettermi il tonico, eccetera, volevo fare una maschera con voi e volevo fare questa qua di Balea. Ho già fatto la prima parte, che in realtà ci ho fatto due applicazioni, quindi volevo fare la seconda parte. Questa è una maschera rigenerante al latte e miele ed è indicata per pelle stressata. Rende la pelle liscia e morbida grazie al latte e al miele di acacia e poi contiene anche l'olio di macadamia, quindi per pelli comunque secche. Vi devo dire che l'ho già fatta appunto due volte perché secondo me una parte basta per due applicazioni. Vi faccio vedere quanta ne metto io. Di sicuro non lesino, ragazze, sulle quantità perché insomma la maschera per essere efficace va applicata generosamente. Però secondo me proprio ce n'è sufficientemente per farne due. Quindi praticamente avete due bustine, quattro applicazioni e costano 99 centesimi. Quindi ragazze, prezzo ottimo e devo dire è bella nutriente. La trovo meno nutriente, rigenerante rispetto per esempio a quella delle Driadi Allergan o quella di Delidea, però comunque c'è. Cioè, quella delle Driadi c'è solamente una bustina con cui io riesco a fare un'applicazione, di solito raramente due, dopo dipende quanto ne voglio mettere e costa 2 euro, cioè, quindi bisogna anche guardare un pochino il prezzo, e però mi piace tantissimo questa qui, vi devo dire. Ecco qua, considerate che questa è la quantità che io applico, cioè secondo me è giusta per una maschera e ne rimane ancora tranquillamente per farne un'altra applicazione uguale. Adesso mi sciacquo un attimo le mani e niente, io la faccio agire,
Io ragazze per le maschere in crema nutrienti, idratanti vado un po' ad occhio. Diciamo che con quella all'argilla bisogna stare attente perché si rischia di seccare troppo la pelle se rimangono troppo in posa, però queste qui insomma male non fanno. Comunque dice 10-15 minuti e dopo dice di rimuovere gli eventuali residui con una salviettina struccante morbida e di non usare l'acqua. Allora, io vi dico la verità. Salvietta struccante per rimuovere le maschere? Anche no, cioè le salviette struccanti, ragazze, prima le bandite dal vostro beauty, meglio è. Sapete che io ce le ho, ma le uso veramente in casi estremi, ma del tipo che un pacchetto di salviettine struccanti mi dura, penso, 6 mesi. Comunque al massimo rimuovetela con una velina o con un dischetto di cotone imbevuto di tonico. Comunque io personalmente uso una spugnetta strizzata, quindi un po' di acqua la uso. E niente, ragazze, adesso vado a sistemare un attimo casa e torno tra 10 minuti. Eccomi qua, maschera rimossa. Allora, io ragazze, per farvi capire, la maschera la tolgo con queste spugnettine, tipo questa qua in particolare è della marca DM. Vi dico, non mi fa impazzire perché la trovo un pochino ruvida, rispetto ad esempio a quelle di Tigotal, le preferisco. Comunque io la tolgo così, la maschera, semplicemente. Adesso direi di procedere con la skincare e abbastanza rapidamente. E spero comunque che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Insomma, un video dove mi sono sia preparata con voi che spreparata, diciamo. E niente, vi volevo dire fare un appunto. Oggi non ho usato questo device, ma semplicemente perché mi sono dimenticata. Però mi piace molto, lo uso tutte le sere e so che diverse di voi mi avete scritto che l'avete acquistato, quindi sono molto contenta di ciò. Se vi interessa, il codice è ancora valido fino all'8 marzo perché abbiamo un codice sconto. Comunque, magari vi lascio tutto scritto perché adesso. E il codice è del 10%, mi pare, o del, no, del 15, credo, però non mi ricordo qual è proprio il codice, quindi vi lascio tutto nell'info box. Vabbè, bando alle ciance e vado ad applicare questo tonico. Lo metto con un dischetto. Allora, di questo tonico non vi ho ancora parlato, ma fa parte di una linea che mi ha inviato praticamente un brand che si chiama Has On Art e meraviglioso, cioè a parte i packaging, dopo vi faccio vedere anche gli altri due prodotti, ma è a base praticamente di pino della Corea, Red Pin Forest, si chiama la linea proprio, ma cioè guardate la bellezza, è in vetro scuro e appunto è tutta una linea a base sia a questo estratto appunto che è un po' il filo conduttore della linea, ma poi ha la vitamina C, ma un sacco di estratti, cioè ma parliamo delle confezioni, cioè assolutamente nelle mie corde bellissime. Questo è l'Hydro Clarifying Toner, quindi un tonico sì idratante ma più che altro purificante. Questa è la consistenza un po' come dico io bavosa e l'applico con un dischetto perché altrimenti applicato con le mani fa un po' di schiumetta. È un tonico sì purificante, come dice il nome, ma anche idratante. Avete visto comunque che ha una consistenza quasi più simile a un siero. E vi devo dire che mi piace molto, soprattutto perché lo vedo proprio come lavora sulla pelle, soprattutto in sinergia con gli altri prodotti, però non lo uso tutti i giorni perché appunto alla lunga altrimenti è un po' troppo forte. Questa è un po' una caratteristica tipica di quei prodotti che sono molto attivi, molto concentrati, quindi lo uso solo la mattina o solo la sera a giorni alterni. Quindi, ad esempio, ieri non l'ho utilizzato l'ultima volta giovedì mattina, oggi è sabato sera e lo riutilizzo. Poi gli altri prodotti della linea sono l'ampolla, cioè il tonico, ciao, il siero che vado a utilizzare ora, sempre della linea Red Pin Forest Alpha Vita Skin Booster, eccolo qua, ha un'altissima concentrazione di vitamina C, infatti vedete il colore com'è. Io ne metto qualche goccettina e questo qua ha una consistenza super particolare perché si assorbe subito come vedete, però lascia questo finish tipo glow, quasi come se fosse oleoso, però non è un siero oleoso, ha una consistenza stra particolare e mi piace moltissimo. Poi
Poi completa la linea la crema Fito Mucin, quindi con un estratto che fa le veci della bava di lumaca, però di origine vegetale, Hydro Repair Shield Cream. Questa qua, bellissima. La consistenza è straparticolare, sembra tipo un budino, però poi arriva subito a rottura sulla pelle, diventa quasi un gel, stranissima, super super idratante. Però stasera non vado a utilizzare questa perché è un po' leggera, la preferisco durante il giorno sotto la protezione solare. Quindi mettiamo il contorno occhi, che è l'Eye Therapy di Herbs. Super super ricco e morbido, perfetto per la sera, mi piace un sacco. Mentre al mattino uso questo qua di Benton, ma già lo sapete, proprio strabuono questo qui. Ma di questo mi sa che vi ho già parlato, comunque o l'avete visto in azione, ma l'ho messo anche sul naso, ma sì, contorno occhi come se piovesse. E mi piace un sacco perché è molto molto nutriente, ma poi contiene tipo anche la caffeina, quindi se soffrite magari di borse, di occhiaie, vi può aiutare. E poi contiene il succo di mela, il lattobacilli, quindi comunque anche skincare fermentata, no? Fa parte anche della linea, come dire, della categoria della skincare fermentata. E poi cos'altro ha? L'aloe vera, credo, insomma, tantissimi estratti, lo amo. Quindi come crema, siccome non vado a utilizzare quella perché è troppo leggera, la sera io di solito ancora utilizzo lei, cioè la crema rigenerante viso della linea Argan delle Driadi, però stasera vado a utilizzare quella di Domus perché è finita, cioè praticamente... Non so neanche se c'è per stasera, dovrei probabilmente tagliare la confezione, però credo di essere proprio agli... I disastri. Ok, anche il mio lavandino ha fatto skincare stasera. Ma perché, ragazze? Cioè, se ce n'era un po' ogni possibilità, adesso di sicuro. Ok, ne è uscita un pochino. Comunque sì, ragazze, ovviamente taglierò la confezione. Sì, direi che quella che è uscita basta per stasera. E comunque io adoro, ho adorato questa crema di Domus, super nutriente, però comunque si assorbe abbastanza rapidamente, vedete? Ovviamente si sente ancora sulla pelle, no? Cioè, vedete anche come scivola, tipo il dito, non è che è completamente asciutta, però io l'ho usata tranquillamente anche di giorno durante proprio il pieno inverno, adesso invece che fa più caldo. Le giornate sono un po' più primaverili, durante il giorno scelgo qualcosa di più leggero e la sera, però appunto l'ho terminata in questi ultimi giorni. Sì, direi che domani sera la taglio e vediamo cosa è rimasto. E ricordatevi comunque sempre che io ho una pelle secca. E io ragazzi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci sentiamo alla prossima. Ciao!